Anche qua serviva un parere particolarmente illuminato e competente su questa ed altre vicende molto alte, e quindi siamo di nuovo ad ascoltare l'opinione di Padre Pizzarro. Prego, regia. Ma lei com'è che è così competente di reazioni nucleari? Beh, perché questo c'entra qualcosa con la mediazione fra Trump e Kim per evitare la catastrofe nucleare? Beh, no, perché mi sta dicendo che la Chiesa, col suo potere spirituale, riconosciuta come parte terza, arbitro, diciamo, di questa situazione. Ma che stai a dire? Ma che potere spirituale? Ma hai visto quei due, Trump e quell'altro? Sono due assassini assedati di sangue, sono due tagliagole, te devi far rispettare se vuoi mediare. Ma che te credi? La cosa spirituale, quello si vanta di quanto sono grossi i bottoni della valigetta nucleare. Qua se non c'è qualche chilotone, qua non c'è nessuno. Ah, lo sai, André, Ho capito, ma il Vaticano mica c'ha le armi nucleari. No, beata te, tiè, dal 57 questa, è vecchia per carità, però c'è sta, a me mi dà sicurezza. Ma come, c'avete i missili? Sì, ma non so mica quei missili che c'hanno loro, sono dei missili molto più carucci. Poi vedete, siamo tutti affrescati, ci abbiamo messo sti due putti che stanno attorno al fungo, a Natale ci mettiamo le pallette, sono missili molto più carucci. Ma dove li nascondete? E dove li nascondiamo? Dentro le colonne di Piazza San Pietro. Se le sai aprire, dentro c'è sta sorpresa. Ma il Papa lo Pasqua. Sa, il Papa lo sa. Ma che stai a scherzare? Ma che? Ma chi glielo dice a quello? Pensa che casino che arma. No, il Papa non deve sapere. E il Papa va in giro, bacia i ragazzini, dice le cose sue. Il lavoro vero è meglio che lo famo dietro noi. Non il tu no, la formula che c'è. Anche perché i papi vanno e vengono. Noi qua restiamo. Noi capito. Qua restiamo, capito? A fare lavoro vero qua, dai. Capito, ma quello è il capo della Chiesa, Eminenza. Chi è il capo? Sì, è il capo. Tanto noi tra un po' portiamo via tutto, leviamo tutto, ma non ti preoccupare. Come portate via tutto? Tutto, tutto. Noi qua stiamo a fare una grossa operazione. Stiamo a fare una fusione con Apple, Google e la Disney. Ah, però. Noi volevamo fare la fusione perché qua se sei piccolo te se mangiano ormai. A sto mercato globale noi non la famo alla fine da aziende italiane che se comprano e poi buttano tutti fuori. Noi se volemo fonde mantenendo però la proprietà dei marchi nostri, quelli che ancora ci hanno mercato, e stima di Gesù Cristo, tutte le piccole cose che sono le nostre, capito? Capisco, sì. E poi soprattutto innovazione, informatizzazione, innovazione tecnologica, robotizzazione, suore meccaniche che non rompono il cazzo, informatizzare ad esempio tutto il circuito del confessione, penitenza, perdono. Stiamo a lanciare la SIM card. La SIM card? No, la carta dei peccati, SIM card. La SIM. Praticamente è una pennetta che tu te la porti e quella registra da sola tutti i peccati che fai. E così aboliamo il glory hall. Il confessionale, scusa, è termine tecnico. Ste baracchette di legno zozze che puzzano, che ti prendi pure le malattie. Quella registra i peccati, una volta al mese ti attacchi al sito, e il sito legge i dati e ti dice che penitenze devi fare. Quanti paternostri, quante Marie, e 500 euro, 1000 a seconda di quello che ti senti da dare, certo. O secondo alcune aliquote che mo' è abbastanza complicato spiegarle. E poi delocalizziamo, se andiamo da sto paese che ci ha fatto cascare santissime per terra. Ma scusi, Eminenza, allora cosa diventerà la Chiesa? Una Chiesa leggera. Guarda, vuoi sapere qual è il modello mio di Chiesa? Sì, mi dica. A convention di Star Trek. Ah. Cioè, presente, a convention di Star Trek. Un po' diversa. C'ho sti posti, sta grande festa, entrano 3.000 persone, tutti mascherati, qui chi va a far vescovo, chi va a sola, invece de fa così, faranno così, la stessa cosa. Noi stiamo sul palco, rispondiamo alle domande, poi ci stanno applausi, tutti contenti, de fuori vendemo tutto. Tutte le cose nostre, tutti i pupazzi, le action figure, i quadri, le fotografie, le stimmate, le reliquie, tutto quello che avevamo, io vendemo e poi basta, e poi ce ne andiamo, una volta sta a Miami, una volta sta a Los Angeles e giri il mondo, una chiesa leggera che viaggia, questa è l'idea mia. Ma non lo so, ma i credenti allora? Sono liberi di credere a quello che gli pare, basta che sta all'interno del mercato globale, per me va bene tutto. Ma guardi, io non sono molto credente, però c'è chi crede alla resurrezione, per esempio, fra pochi giorni è Pasqua. Che per una volta tanto casca giusta, è il primo aprile, eh. Capito, però c'è chi crede che il Cristo è risorto, volato in cielo, è andato in paradiso. Quante volte devo dire? Era un pallone sonda. Ma guardi, è un momento magico raffigurato in alcuni capolavori della storia dell'arte. Ma sì, ma quello va bene. Si ricorda, c'è, no, il Cristo risorto, poi sotto c'è Maria, c'è Maria Maddalena. Ma te credo, sì, c'è sta tutti, c'è sta madre, c'è stanno i discepoli, certo. C'è sta Maddalena, certo. E c'è sta Maria Pia. Chi
Chi è Maria Pia? Maria Pia, non c'era pure Maria Pia? No, Maria Pia non c'è. Ma come non c'è? Scusa, sì, a madre, no? La madre? La madre, Maddalena, sì, che Maddalena. Era la cosa. E io poi mi ricordo pure Maria Pia. Ma non c'è nei quadri Maria Pia? Non c'è Maria Pia, ma no. Forse era impallata. Ma scusi, ma io non... No, lei adesso mi dovrebbe dire una cosa... Com'è che mi ricordo Maria Pia? Non lo so, ma se faccio una domanda, non lo so io perché sta Maria Pia non c'è. Però mi dica un po', ma a questo punto perché un giovane oggi dovrebbe indossare la tonaca? Boh, vestibilità. Ma quindi, Eminenza, lei non crede proprio a niente? Ma vabbè, io ho, se vogliamo, una specie di mia spiritualità, diciamo. Spero bene. No, anche perché se no non stare qua, cioè, stipendi a parte. Una spiritualità? A modo mio, diciamo, non posso dire di averci avuto da ragazzo una vera vocazione, però mi ricordo un momento importante, se vuoi, un po' ecco, un momento di consapevolezza mia, quello me lo ricordo. Intimo. Perché io sì, perché io avevo sofferto molto per una grande delusione sentimentale. Mi sembrava di morire proprio. Per una ragazza, immagino. Due. Come due? Due gemelle di Santo Domingo, di 16 e 18 anni. Ma allora non erano gemelle. Infatti. Ma lei ha avuto una delusione per due ragazze contemporaneamente? Puoi immaginare il dolore, no? Lo puoi immaginare. E allora proprio io non riuscivo a stare a casa, non riuscivo a stare fermo con questo dolore, camminavo. E a un certo punto, insomma, anche io come mi sono trovato, mi ricordo, in un bellissimo parco, forse era una villa, una cosa... E io mi sentivo morire dal dolore, questo sentimento, e mi sono messo invece a guardare gli alberi, le foglie, i ciottoli, il ruscelletto che c'era. E lì proprio ho percepito quanta natura, nell'universo, le foglie, i sassi, quanto non gliene può fregare di meno di te, se stai bene, se stai male, se sei felice, se stai a soffrire, se sei vivo e se sei morto. Ecco, allora, questa grande, clamorosa indifferenza dell'universo, io la chiamo Dio, che come nome è anche più breve, no? Grande applauso a Corrado Guzzanti.